Quando tu fai l'esame di coscienza, è chiaro che prendi 10 comandamenti per sbrigarti. E siccome ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di velocità, 10 comandamenti sono uno strumento. Ma se avessimo tempo, il vero esame di coscienza sarebbe di una semplicità mortale. Cosa ti manca per essere come Cristo? Ecco, di questo bisogna confessarsi. Fine. Per cui, quando alla vigilia di Natale, fra poco, e alla vigilia di Pasqua, ci sono degli uomini che sono simpaticissimi, che vengono, Don Renato, non go bestemà, non go tradio la femmina, non go rubà, non mi sono imbriagato, cosa voglio confessarmi? Per amor di Dio. Problema di coscienza è tuo, non è mio. Se a te va bene così, però queste persone, che sono poi persone limpide, non hanno mai sentito parlare di questa logica cristiana, dove tu non ti chiedi qual è il comandamento che devo adesso attuare, ma ti chiedi Cristo al posto mio che cosa farebbe. E basta. 5 volumi del trattato di morale che facciamo in teologia, ridotti a una sola domanda, questa. E di conseguenza rovesciala. Di cosa devo confessarmi? Di tutto quello che mi manca per essere come Lui. Impossibile. Che fai? 2 giorni col confessore. Il confessore quando esce fuori ha gli occhi come paperino a spirale. No. Allora ti fermi su 1 o 2 cose che reputi più importanti. Basta. Non è che più si allunga l'elenco, più vieni perdonato. Questo è un concetto della teologia medioevale, che purtroppo è rimasta. Ma non è un concetto sano. Più mi umilio, più Dio mi perdona. Allora cosa devo fare per umiliarmi? Giù botte. Il sacramento è grazia. E tu il perdono di Dio non lo compri neanche con l'umiliazione. Quindi di quelle cose che ritieni più grosse, fra virgolette, perché dietro loro c'è poi un altro mondo intero da perdonare. Ma quelle sono le punte dell'iceberg che ti dispiacciono di più, che ti turbano di più, perché Dio perdona tutto. Tu il perdono di Dio con l'umiliazione non lo compri. Chiaro? Il nostro compito non è umiliarci. Il nostro compito è convertirci. È dura ad entrare. Però questo è il dato biblico. Gesù lo ripete all'infinito, convertitevi. Non dice mai umiliatevi.